più lunga, più larga, più confortevole, più tutto. La nuova generazione di Honda Civic si presenta così: dimenticate il passato e guardate al futuro con delle linee avveniristiche, forse un pochino più spigolose, però anche la versione precedente non è che fosse immune da questa caratteristica tipicamente giapponese. Con Alessandro Scherl, direttore generale di Honda Italia, facciamo il punto su questo nuovo modello. Civic è la nostra icona, siamo la decima generazione di macchine che hanno fatto la storia di Honda, ovviamente la decima generazione, la più sofisticata, completa e avanzata Civic di sempre. Beh, innanzitutto è una macchina completamente nuova, ridisegnata, c'è innanzitutto un telaio andiamo nell'hardware, cioè usando acciai ad altissima resistenza che conferiscono al telaio una rigidità torsionale di oltre il 50% in più della generazione precedente. Abbinata delle sospensioni molto sofisticate, multilink posteriori, danno un handling, una guidabilità della macchina veramente divertente e superiore. E poi passiamo ai motori, sono anch'essi di nuova generazione, e soprattutto quello che colpisce è il 3 cilindri turbo, 1000 di cilindrata, da oltre 120 cavalli, è un motore estremamente avanzato, forse uno dei più avanzati che abbiamo in questo momento nella gamma Honda, molto sofisticato nella sua costruzione, che regala prestazione, un rapporto prestazione-consumo unico. E poi abbiamo il 1500 4 cilindri turbo da oltre 180 cavalli, anch'esso un motore estremamente sportivo. Poi o cambio manuale 6 rapporti o un CVT automatico, cambio variazione continua. A fine anno avremo il diesel, quello però abbinato al nuovissimo cambio automatico a 9 rapporti che c'è già sul CRV. E partiamo con un modello base da 22.500 euro. Ecco, ci tengo a dire che mettiamo il pacchetto Sensing, un pacchetto di guida assistita per la sicurezza, frenata automatica, cambio di corsie, segnalato, eccetera, già sui primi entry level, quindi credo che ci posizioneremo intorno alla metà del range del prodotto in vendita. Al volante la vettura si presenta molto bene, infatti l'assetto è dinamico, la tenuta di strada molto buona, merito delle sospensioni multilink. Il fatto che la seduta del sedile, sia passeggero sia guidatore, sia abbassata, consente di avere una percezione maggiore di quello che sta succedendo. E da questo punto di vista direi che è ottima, perché il feeling è veramente di una vettura sportiva. Per quanto riguarda i motori, quello da 182 cavalli non è male, peccato che l'accoppiamento con un cambio meccanico risulti migliore rispetto al CVT automatico. Infatti l'automatico dà un po' l'impressione dello scooter, avete presente quando sale di giri e va in trascinamento, per cui opinione personale, meglio optare per la versione col cambio manuale piuttosto che quella col CVT. Eccezionale invece il motore 1000, ebbene siamo di fronte ad un propulsore da 128 cavalli bello pieno, anche in questo caso il cambio manuale è quello consigliato. Che dire di più, è una vettura nata bene che in Italia probabilmente troverà i suoi estimatori.